facoltà. Grazie Presidente, Ministro, Governo, colleghi. Io ho ascoltato con molta attenzione la sua relazione e intervengo su un aspetto specifico al quale lei ha dedicato circa un minuto e mezzo, direi davvero troppo poco, ed è la parte 5.4, diritto famiglia e minori. Nel testo scritto della sua relazione ha parlato, anche qui intervenendo, dei tanti casi di violenza sulle donne, delle violenze sui bambini, di un crescendo di contenzioso nell'ambito delle relazioni familiari. Intervenendo in aula nel testo scritto, sì, ma intervenendo in aula non ha citato i femminicidi che purtroppo nel 2021 sono stati 109, e non sono numeri, ma sono donne uccise, spesso mamme, ed è un bollettino di guerra. Ma ritorno al tema del diritto famiglia e minori, dove lei stessa ha sottolineato che l'insufficiente coordinamento tra le autorità procedenti riduce la possibilità di intuire e prevenire le conseguenze anche fatali, ha detto giustamente, e ha invocato una profonda riforma delle procedure dell'organizzazione giudiziaria. Certamente, Ministro, e ha fatto anche un cenno, e questo è l'oggetto principale del mio intervento, ad un disegno di legge approvato in Consiglio dei Ministri nei primi giorni di dicembre, che ha goduto, grazie ad una conferenza stampa con tutte le ministre e il presidente Draghi seduto in prima fila in platea, ha goduto, questa è solo una parte, di un'ampia, giustamente, di un'ampia rassegna stampa. Ecco, proprio quel disegno di legge è volto a rafforzare gli strumenti di prevenzione anche a completamente di quanto già previsto dal Codice Rosso, che anche noi abbiamo votato, ma che nell'applicazione ha dimostrato di richiedere qualche aggiustamento, come del resto c'è anche un vulnus, un buco nella riforma del processo penale, come denunciato anche sempre nel mese di dicembre dalla Procura di Tivoli, rispetto a quanto accade nel momento in cui si arresta colui che viola il divieto di avvicinamento rispetto ai luoghi di frequentazione della vittima, che magari il giorno dopo l'arresto viene processato per direttissima e viene rimesso in libertà nella condizione vieppiù di nuocere alla vittima stessa. E quel disegno di legge vostro, con 11 articoli se non erro, andava a colmare anche questo aspetto, che non è né marginale né banale. Ecco, allora noi ci chiediamo, Ministro, questo importante impianto che voi avete approvato i primi di dicembre e che quindi va anche a migliorare gli aspetti della riforma del processo penale, perché contiene appunto misure stringenti per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne e della violenza domestica. Ecco, ci chiedevamo, è stato bollinato, non siamo riusciti a saperlo, dove si è fermato, a che punto siamo, perché vede, quello contiene, ma lei lo sa meglio di me, norme molto importanti, ne cito solo tre: più ricorso al braccialetto elettronico, il fermo immediato per grave rischio, se c'è un grave rischio per la donna, si rafforza l'arresto obbligatorio in flagranza per chi viola il suddetto divieto di avvicinamento alla vittima, in modo da prevenire più efficacemente il rischio di condotte violente reiterate. Anche questo al di fuori dell'arresto in flagranza di reato. Si potranno applicare le misure cautelari. E allora, Ministro, intanto dove è finito questo disegno di legge? E ancora, siccome il nodo è, ma lei lo ha detto e lo sa,
e purtroppo lo sappiamo tutti per i casi di cronaca, che bisogna rafforzare l'arresto obbligatorio in flagranza per evitare quello che dicevamo, cioè il processo per direttissima e le scarcerazioni facili con la rimissione in libertà degli autori della violenza. E allora le domande sono due. Perché non è arrivato in Parlamento questo disegno? La seconda domanda è perché, di fronte all'evidenza di questo fenomeno emergenziale e drammatico, non si è proceduto? Perché il governo non ha voluto fare un decreto legge invece che un disegno di legge che notoriamente rinvia nel tempo? E comunque, se lo avete fatto, lo dovete portare in aula al più presto, lo vogliamo discutere, analizzare e approvare. E allora su queste materie non ci si divide, però bisogna evitare di fare conferenze stampa a cui poi non conseguono fatti, perché non si può permettere nessun atto, nessun vuoto né normativo né temporale, quando sono in gioco quotidiano le vite delle persone, come lei stessa ha ricordato. Non c'è tempo da perdere, non si perda tempo. Ecco, vede, lei ha ricordato Paolo Borsellino, io mi permetto di ricordare a nome di Fratelli d'Italia che oggi di Paolo Borsellino ricorre la data della nascita, quindi una sorta di compleanno e onore a lui e alla sua memoria. E allora, Ministro, io la prego, ormai avete scelto la strada lunga del disegno di legge invece che quella di un decreto, e allora però questa strada fatela il più breve possibile, fatela subito, fatela prima di ogni altra cosa, perché questo serve alla vita quotidiana di molte donne che sono in pericolo. Perché vede, Ministro, i migliori non sono quelli che enunciano, i migliori sono quelli che fanno quello che dicono. Grazie. Grazie.